Professore, lei oggi ha lanciato da questa seconda conferenza sulla mobilità elettrica una sorta di appello. Bisogna diffondere di più questo tipo di trasporto. Come fare? Beh, come fare? Senza dubbio con un cambio di mentalità, quindi lavorando da una parte come politica di preparazione e di diffusione appunto di quelle che sono le politiche virtuose per la mobilità sostenibile, in particolare per la mobilità elettrica, e dall'altro con azioni concrete, quindi rendendo facile per i nostri cittadini scegliere l'elettrico. Facile nel senso dandogli degli incentivi, per esempio come quelli che abbiamo dati per la realizzazione dei punti di ricarica domestica nei mesi passati, e oppure facile perché gli rendiamo possibile ricaricare l'auto pressoché ovunque, anche con ricariche ultra fast, quindi non solo fast ma ultra fast, attraverso un'infrastrutturazione capillare del nostro territorio. Manca, o meglio, auspichiamo che ci sia la stessa attenzione da parte del governo, anche in questo caso con politiche di cultura, quindi di formazione, dall'altra con politiche concrete che rendano, ripeto, come si diceva prima, la normalità, la scelta dell'elettrico, e non più solo un'azione illuminata di pochi. È partito anche qualche sperimentazione pilota per Lombardia, per esempio per quanto riguarda il trasporto delle merci, no? Sul tratto della Bergamasca. Sì, assolutamente sì. Questo è da parte di un operatore privato che sta appunto verificando la possibilità di realizzare una parte, di elettrificare una parte dell'autostrada, pensando poi di elettrificarla ovviamente tutta. Adesso vediamo come procederà la redazione del progetto e la realizzazione di questi primi 2 chilometri. Anche questo è particolarmente innovativo, esistono solo 2 altri casi, uno in Svezia e uno in Germania, e devo dire che non è un caso che anche stavolta si parli di Lombardia per questa attività particolarmente innovativa. La Regione Lombardia ha già dato il suo sostegno, quindi ci saremo anche noi.